Ragazzi, è arrivato il gran giorno, si parte! Però fammi mettere la retromarcia, sennò devo uscire dal parcheggio. Si parte, la prima destinazione, voi lo sapete, è Roma e poi chissà dove andremo. Però i vlog li facciamo partire un po' alla volta. E intanto appuntamento con gli amici camperisti, è domenica a Roma, a Ostia Lido. Ci vedremo con Flavio Sciabola, ci vedremo con Simone, due cuori e un camper. Insomma, sarà una bella scampagnata in amicizia. Mo' intanto vi saluto e vi sollazzo, questa è la mano e buonanotte a... Stanotte è stata tragica, veramente tragica. Siamo fermati... Che era? Deserta. Non si può dormire in macchina, raga. Questa è la verità. Non si può dormire. Voce del verbo non si può. Sono le 5:15, abbiamo ripreso il viaggio. Abbiamo. Ho ripreso il viaggio, mia moglie sta ancora a dormire. Penso di arrivare a tra un par d'ore e sto veramente andando piano. 80 km orari, perché quando c'ho sonno... proprio il piede va in automatico che va piano, a 80 all'ora si piazza lì come se fosse un cruise control. All'uscita quella qua dietro che vedete, dietro a qui Ponticelli, è Viale Marconi con Piazzale da Radio, mentre questa parte qua sarebbe Porta Portese. Proprio sotto a sti Ponticelli dove c'è il semaforo c'è il bar che fa angolo. Qui ci stanno i maritozzi capanna più buoni di Roma, quindi quando capitate da ste parti venite a mangiare un maritozzo capanna, come lo dite. Maritozzo capanna, show. Ho portato con me a mangiare, aspetta che vi metto qui, ecco qua. Ho portato con me a mangiare il maritozzo capanna più buono di Roma, mi ho fatto vedere dov'è. Però, c'è un però. Io mo il caffè me lo devo andare a prendere da mia cugina al bar Picchiotto a Trastevere. Mo non so chi di voi è di Trastevere, però se andate a piazza San Cosimato c'è un bar chiamato bar il Picchiotto, Picchiotto. E quello è mio cugino, mo vabbè, non c'è più da un mese, pace all'anima sua, però c'è rimasta mia cugina, sì, Giulia Frezzolini, che è la proprietaria, e noi oggi stiamo andando là, e quindi io vado a salutare mia cugina, che ne la vedo da un'eternità, e vabbè, andiamo a salutare mia cugina, andiamo a Trastevere, oh, qua siamo nella zona di Franco Giuseppucci, volgarmente detto il nero. E che cazzo è? È quello che ne so, sul romanzo criminale lo chiamavano Libano. A Libano! Io ce la... Che da chiedi? Che te la devi ci vuoi? Ti metti laggiù all'angolo, vedi? No, e questa è Piazza San Cosimato e questo qui è il bar Picchiotto del mio cugino Massimo, buonanima. Mi cugina non ci sta, hanno aperto due pischelli, ma giustamente non mi conoscono, sono due baristi. Io ho mandato un messenger a mia cugina perché non c'ho il numero di telefono mo, e non mi ha risposto, mo se viene bene, se no me ne vado per l'ennesima volta e non la vedo. Che devo fare? È così. Una striscetta di pizza me la sono mangiata, perché mi ha rotto il cazzo, tu e sta macchina se te levi dai coglioni, sto deficiente. Mo se ne andiamo a pian caffè, una cosetta a Spinaceto a trovare mio fratello e mia sorella. Da là poi mi faccio un giretto per Mercatino, più che altro solo fa mia moglie. E poi direzione mare, penso. Cioè direzione mare perché ci dobbiamo passare, ci dobbiamo passare, che mio fratello abita tra Roma e Ostia. Esattamente abita all'inizio di via Dacilia, su a Colombo, quindi chi è pratico dalla zona ha capito bene o male qual è la zona dove sta. Poi da lì faccio una pennichella e poi pomeriggio non si batte, Ostia,
la zona mia preferita è Ostia. Io senza Ostia è come se venga a Roma mi manca qualcosa, io devo andare a Ostia. C'ho un legame di sangue con Ostia. Stavolta è stata dura, passare davanti alle bancarelle da Porchetta e rinunciare, Porchette e Coppiette, è stata veramente dura. Ho dovuto proprio arrivare a un punto di concentrazione tipo yoga, è difficile, guarda. Mi sono trattenuto, ma che meraviglia! A fare un giro a Euroma per stare freschi, perché poi ci stanno 40 gradi. Ma hai visto che meraviglia di roba da mangiare? Guarda che oggi stanno mettendo a dura prova la mia fermezza mentale. Io mi sono dovuto comprare le insalatine verdi e quindi oggi continuiamo la dieta. Per oggi, boys, mi sono fatto una pennica che non voglio manco raccontare. Una bella pennica a casa di mio fratello, proprio davanti alla finestra. Mi sono buttato per terra dopo aver fatto la doccia, bagnato, mi sembravo un gorilla spiaggiato. E mo vado a pettinare, vado a mettere gel, vado a sciacquata, mi cambio e direzione Ostia. Ah, Ostia Nama, Ostia Beach. Pam 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 pam. Che niente, pure a Roma, abbiamo trovato l'indirizzo, l'abbiamo messo sul navigatore. Tra 300 metri, svolta a destra e prendi via Cristoforo Colombo. Capito, prendi via Cristoforo Colombo. Si sente sulla registrazione il GPS. Comunque ho lasciato mia moglie a casa di mio fratello e dopo mi raggiunge con lui e mia zia che andava a mangiare la pizza. Io sai che faccio? Vado a giocare a biliardo. Ho trovato una sala a biliardo a 6 km da qua, mo vado lì, piastic e faccio tutti, dico chi sia sia. Come vedete sto senza mia moglie, quando vado a giocare a biliardo mi chiama la porto. E io da con mia zia e mio fratello Roberto. Mo se incontriamo al pontile a Ostia. E poi ci aggiorniamo su quello che facciamo stasera, no? Vi porto a tavola con noi, ovviamente. Se chiedete a un romano, vi dice che Ostia non mi piace, che non ci viverebbe mai. Beh, se invece chiedete a romano, cioè a me, che sto di San Paolo, io vi direi che solo a Ostia io vorrei vivere. Questo è. Beh. Allora è vero che ho fatto un passo indietro nel tempo però. Allora siamo qua a mangiare pizza al Battistini con tutta la Fred's Family. C'è pure mia zia, sì, saluta gli amici di YouTube. No, non male. Ma che vieni male, non vieni per niente. Vieni a Roma, non vieni a trovare mia zia. E come vieni a Roma e non a vedere il Colosseo? Un monumento mia zia, ha 162 anni, manco Dracula. Siamo qua a mangiare al Battistini. Non costa tanto, con 100 euro mangi pizza e Coca-Cola. Allora che te sta a fare? Spaghettino che ha la vongoletta all'imortea, oh. Hai visto mio nipote come si tratta? Mia moglie invece che poverella l'insalata verde. Ma i coglioni! Di carbo, tonno, cipolla, io pensavo che oggi andavi a Vallelunga a correre tu, la moto che è ancora sollevata, se non siamo passati a Vallelunga ha perso un sacco d'olio, poi è sempre il problema che le cura un po' agli altri quando stai a 12 mila giri, è top. Io tre volte la pompa della benzina, ho fatto la pulizia degli iniettori, poi ho aperto il tappo delle punterie, ripensavo al destino, ora ha cambiato tutte le macchine. Poi stava rimontando. Mi costa troppo sta roba. Infatti. Fatti grande dolce luna. Ha cantato
Margherita, e quindi non l'ho fatto un piccolo video, speriamo che non mi bloccano il video per copyright. Macchine tracciano volti su strada, dove la pioggia è stata in casa, ed io che non riesco nemmeno a rimanere. Non mi mancare così, questo vento va anche me. Andiamo a fare la strada a vedere. Con quanta nonchalance sono passato davanti al bar, quello che fa i graffiti, che io ci vado matto, però siccome sto a dieta non se ne parla proprio, e quindi proprio con nonchalance sono passato qua davanti con tutto il mio savoir faire. Ah raga, poi mi squilla il telefono e c'è un amico che mi dice: ma stai a Roma, mi devi venire a trovare, vedi che sto col circo qui a Ostia, vieni a trovare. E mi ha dato l'indirizzo che lui sta col circo in Royal, e lui si occupa sia di Luna Park, giostre, circo, queste cose qua, e mo stiamo in macchina e stiamo andando a trovarlo e lo andiamo a salutare. Ricky, venite con me. Ah, bello di casa! Ma potevo non venire a salutare Ricky? Ma che stiamo a scherzare? Ragazzi, stiamo qua al circo Royal alla Ostia, venite qua che roba buona, roba seria! Siamo ragazzi, siamo a Ostia, abbiamo già adocchiato Centurione, quindi siamo a pochi metri da Erciabolone, Erciabola, che ha messo già il caffè sul fuoco, attenzione, quindi io mo che vado là, io ho già il caffè, mo sono stato al bar e mo sono preso, però eccola, mo vi gira la telecamera così lo vedete meglio, però io qua non posso girare, quindi mi avvio in quel posto. Allora mo devo fare il giro e ho più alle spalle, capito? La cerchio e lo faccio prigioniero, guardate che faccio, guardate, perché mi sa che lui non si ricorda qual è la macchina mia, perché mi ha sempre visto col camper, però che non si ricorda, la conosce proprio la macchina mia, meglio. Facciamo una manovra di guerra, lo accerchiamo, guarda che monoscocca Adrià. E queste infiltrazioni zero, questo è tutto un pezzo, sto camper. Non c'è possibilità di entrare all'acqua, vedi, il monoscocca. La fine del mondo, motorhome, monoscocca. Mannano, qua in mezzo, qua è pieno di full timer che stanno a vive qua, però c'è sciabolone, sciabolone, er sciabola. E io gli imbocco di qua, gli faccio una manovra di quelle che facevano gli indiani di notte quando accerchiavano i cowboy. Questo è... Ehi, Zeus! Ciao, ciao, patato! Ciao, ma che è sta macchia marrone? Che ha fatto? Il caffè latte, tu? Sciabolone! Er sciabola, amico dei messinesi! Ciao! È ritornato il frezzo! L'ho acchiappato alle spappate alla manovra degli indiani, l'ho accerchiato e l'ho fatto prigioniero, Ma che devi fare, Giorda? Ma che sei matta, c'è un'aria da paura, io ho chiusa qua. Siamo dal vivo, chat dal vivo, tutti dal vivo. Siamo dal vivo in differita con lo sciabolone. Buongiorno a tutti, a chi arriverà, ma io non devo guardare dal mio, dal tuo, qual è la telecamera? Oh, se comprate il tablet nuovo, lo sciabolone ha fatto i soldi. YouTube. Ha monetizzato il canale, ha fatto un sacco di soldi, alla faccia vostra. Ecco la Betta, ciao Betta, ciao, buongiorno. Betta! Ah, ci dobbiamo mettere un po' di coso là. Aspetta che però io così se non ce leggo niente, va. Ma sì, ma infatti guarda là. Sciabolo, chiudiamo di qua. Chiudi, va, che è meglio. Chiudiamo, se vediamo dopo, cioè se vediamo adesso. No, come faccio? Quella Alfredo! Perché io mo sto in diretta, però il video mio uscirà la settimana prossima, quindi se io gli dico che stiamo in diretta, questi che cazzo hanno a guardare? Niente. Base di persa. Ciao Alfredo, pranzo mio, tre ova, l'insalata e il tonno. Mia moglie si mangia un po' di pasta. Sciabolone che si mangia? La pasta. La pasta, che ho chiedere? Che ho chiedere da fare? Allora, noi abbiamo finito di mangiare.
qui io sto scomodamente spaparanzato. Scomodamente. Proprio allungato, proprio così. No, fagli come. Aspetta, ma come si fa? Gira sopra, spigna la telecamera sopra. No, no, non si fa, la men si fa. Abbassa. Sto dai. Praticamente, vedete. Vabbè, se vedete non fa niente. Quello là. Fa la fotografia quello. No, quello ti inverte. Fa la fotografia, guarda. Sicuro. Mo dice a me, il telefono è il mio. Hai visto? Ah, la gira a te, ma sei. Fatta la foto. Telefono da 1000 euro, è eccesso di telefono. 1000 euro non si gira, non cambia mai idea, c'hai i coglioni sotto. Sciabolone si è mangiata la pasta a colla di rondine. Colla di rondine. E ha detto che non era tanto ardente, era alla gengiva. È la pasta che si fanno mangiare i novantenni. E lui ha mangiato così invece. Ecco, che bacchette. Io mi sono mangiato, come avete visto, un'insalatina, un po' di tonno e due uova. Tre uova. Perché io sto a dieta. A dieta? Lui invece, che non sta a dieta, è secco all'ampanato, si dice a Roma, si è mangiato 400 grammi di pasta, più due etti di pizza in tinta nel sugo, più un'altra pizza prima. E noccioline. E noccioline, il cioccolatino. Comunque lui per mangiare così non spende tanto. Oddio, la pasta gli costa 5 euro. 4,50 euro se ne vanno di gas, perché fa consuma 40 minuti di gas e 50 centesimi alla pasta. Ma ripensaci. No. C'hai i pannelli, scusa, metti la cucina a induzione, no? No, veramente ci avevo pensato, dico, come metto un pannelletto sopra il cofano. E poi che ha fatto? E che cazzo ne so, per cosa ci faccio? Due parti cammino se fa sopra il cofano. Però secondo me è il cofano solare. Qualcuno di voi ha mai fatto il cofano solare? Ha fatto il cofano solare? No, però se lo pensare. Ne stiamo vedendo di crude e di cotte, lui tutte cotte, stracotte. Raga, come vedete stiamo in mezzo al traffico, fammelo rimproverare il condizionato. Stavo nel traffico, sono andato a giocare a biliardo, mi sono fatto due partite, anzi me ne sono fatte due, perché prima mi sono allenato, tre partite del corpo, ho giocato fino alla bella. E mo niente, mo andiamo a Pappadoia, sono le 7:30, ma avete visto prima, dove vedi che traffico? Guarda dietro a me, guarda, chilometri e chilometri di coda, tutta Roma stava al mare, tutta Roma sta tornando al mare, e io che sto sulla via del mare, senza essere già nato, perché mio fratello abita qua, sto bloccato nel traffico. Dai. Mazza quanto è lento, se lo sapevo me la facevo a piedi. È pronta la pappadoia, io ho fame. Pronta la pappadoia? Andiamo. Questi sono i famosi cannelloni con la ricotta e con i spinaci. Ammazza, quella è la porzione del zia. Quindi, vabbè, io mi sono preso quelli piccoletti, vedete com'è piccolo. Giusto per assaggiarlo, Fatti in casa da mio fratello, e quindi bisogna assaggiarli, capito? Loro se stanno a mangiare i cannelloni pesanti. Beh, magari la casa sopra il chiosco non ti sentirò così giusto. Ma che cazzo c'è? Buongiorno, boys and girls. Allora, oggi è... Che giorno è oggi? È lunedì. Oggi è... Ma se siete in casa... Allora, oggi è lunedì, sono le 9:15 di mattina, ma non è che se siamo svegliati a quest'ora, in realtà mi sono svegliato alle 5:50 perché mio fratello va al lavoro e siccome lui dice che non fa rumore quando si sveglia, io mi sono svegliato con lui. Poi mi sono fatto un'altra mezz'oretta di sonno però, Adesso se ne andiamo al negozio delle cose usate. Così, tanto per cazzeggiare un pochettino, perché stamattina non ci abbiamo tanti impegni. Passo giusto un attimo, ecco qua la farmacia, vedi, meno male che ci sta già aperta, che mi devo prendere la medicina e se vediamo dopo. Au! Poteva mancare mia moglie che si fermava ai mercatini, e no che non si è un po' mancato, no. Ragazzi, se non succede niente di eclatante, penso che questo vlog romano può terminare qua, perché... Vabbè, mo stiamo tornando da Flavio, sul lungomare, ci salutiamo di qua e di là, stiamo insieme, andiamo un caffè. Però poi sono solo preparativi per la partenza e siccome il vlog di dove sto andando farà parte di un altro video,
quindi questo vlog romano posso pure concluderlo qua, giusto amore? Sì, sì. Mia moglie è andata al mercatino, come al solito, io me lo compro un arco usato, il negozio della roba usata era finito, ma poi ho detto ma che cazzo ce lo fa con st'arco? Vabbè. Niente, allora finiamo sto vlog, va? E... una frase per finire sto vlog quale sarebbe? A dopo. No, a dopo no. Ma che ho fatto il video? Io lo fa la foto.